24 gennaio 1979, Genova. Guido Rossa, 44 anni, operaio dell'Italsider, iscritto al Partito Comunista e sindacalista della CGIL, esce di casa come ogni mattina per andare al lavoro. Appena sale in macchina, viene raggiunto da un comando di tre uomini, composto da Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi. Vincenzo Guagliardo apre il fuoco e gambizza il sindacalista. Dopo qualche istante, Riccardo Dura uccide Rossa sparandogli al cuore. L'omicidio viene immediatamente rivendicato tramite un volantino delle Brigate Rosse, in cui Guido Rossa viene definito una spia e un delatore. Il movente è subito chiaro, in seguito a quanto avvenuto tre mesi prima all'interno dell'Italsider. Da tempo è palese la presenza di fiancheggiatori delle Brigate Rosse all'interno dello stabilimento e Guido Rossa sospetta di Francesco Berardi, un operaio poi promosso impiegato, ex militante di Lotta Continua. Il 25 ottobre 1978 Rossa lo sorprende mentre nasconde dei volantini delle BR all'interno della fabbrica e lo denuncia ai carabinieri. Berardi viene processato per direttissima, condannato a 4 anni di reclusione e rinchiuso nel supercarcere di Novara. Guido Rossa è l'unico che ha il coraggio di testimoniare al processo, firmando di fatto la sua condanna a morte. Al funerale di Guido Rossa partecipa una folla immensa. Francesco Berardi si toglie la vita in carcere il 24 ottobre del 1979. Dei componenti del comando, Vincenzo Guagliardo viene arrestato nel 1980 e condannato a 4 ergastoli. Riccardo Dura muore il 28 marzo 1980 in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Lorenzo Carpi, dopo più di 40 anni, è tuttora latitante.